Buonasera. Benvenuta in Anna Luisa. Sì, siamo ancora aperti. Non conosce il brand Anna Luisa? Ah, non c'è problema. Le spiego tutto io. Anna Luisa è un brand di gioielli. Dalle idee semplici ma chiare, noi pensiamo che i gioielli di alta qualità non dovrebbero costare al pianeta. Ogni pezzo ha un prezzo equo ed è prodotto eticamente. E quando è possibile utilizziamo materiali riciclati. Come ben sai, le tendenze vanno e vengono, però la qualità resta. E guarda caso, fa anche bene all'ambiente, soprattutto in questo caso. I nostri metalli sono nobili e riciclati, ovviamente quando è possibile, e le nostre pietre preziose sono provenienti da fonti trasparenti. Sì. Sì. Non devi preoccuparti perché i nostri metalli sono sicuri, privi di nickel e ipoallergenici. Tranquilla, così puoi indossarli in tutta sicurezza. Sì. I design dei nostri gioielli sono ideati per tutte le taglie, per tutte le espressioni di genere e tutti gli stili. Quindi anche su quello non ti devi preoccupare di nulla. Penso tu sia nel posto giusto. Comunque, noi ci teniamo moltissimo all'ambiente e infatti, non so se lo sai, ma l'industria della moda è responsabile per il 10% delle emissioni globali annuali di carbonio. Praticamente più di tutti i voli internazionali e del trasporto marittimo messi insieme. Quindi ho detto tutto. Nel 2020 noi, Anna Luisa, siamo diventati carbon neutral, controbilanciando la totalità di CO2 per una produzione netta pari a zero. Quindi ogni pezzo della nostra collezione è carbon invisible. Poi nel 2021 siamo diventati un'azienda certificata. Il 100% delle emissioni relative alla realizzazione di ogni gioiello viene compensato. E poi molto altro, non so se sapere altro, se ti basta questo. Ok. Quindi adesso che conosci il nostro brand, dimmi pure di che cosa hai bisogno, se vuoi vedere i nostri gioielli. Un regalo di San Valentino per la tua persona. Bello, mi piace. Allora, potrei sapere più o meno, non so, qualcosa di questa persona, così potrei farti vedere qualcosina che potrebbe andare bene. Ok, è una persona molto stilosa, non binary. Ok, noi abbiamo anche per loro, certo. Ok. Sì. Ah, sai, ho qualche idea. Ho qualche idea. Adesso ti mostro quattro oggettini. Però se tu vuoi anche dare un'occhiata, puoi farlo anche sul sito. Ti lascio nell'info box anche uno sconto. Tu clicchi in quel link e potrai acquistare con lo sconto del 40%. E poi potrei anche dare un'occhiata a tutti gli altri gioielli disponibili. Però adesso ti va bene se ti mostro io qualcosina? Ok, se ti fidi di me, allora possiamo procedere. Se tu non hai proprio idea, ti mostro io qualcosa, perché sentendo così quello che mi stai raccontando della tua persona, mi ha fatto venire in mente questi quattro oggetti, questi quattro gioielli che potrebbero piacerle.
Intanto volevo solo mostrarti che ogni gioiellino viene messo all'interno di queste bustine e non sono il classico, non è la classica scatolina, ma lo so, molto, cioè, ok, io ci lavoro, quindi sono di parte, però io lo trovo molto bello. Una Luisa, vedi? Allora, sì, ogni gioiellino ha la propria confezione di stoffa. Allora, ti volevo consigliare una parure, diciamo, perché c'è il braccialettino con queste pietre di malachite che possiamo abbinare a una collana che si chiama Lucas Malachite, che non è qui. Eccola qui, all'interno di questo bustino verde. Questa collana è realizzata in argento sterling riciclato e poi immersa in oro 14 carati. Spero che tu riesca a vederla bene. La catenella è a maglie ovali. È super fine, mi piace tantissimo, molto estetic. Tutto ciò che ti mostrerò sarà molto estetic. So che alla tua persona piace, quindi ottimo, perfetto. Poi c'è un ciondolino, un disco di malachite, pietra vera. Quindi ogni pezzo ha di questa pietra, di questi ciondoli, ha sfumature diverse proprio perché è pietra vera e quindi non si può scegliere, cioè, ok, hai capito il senso? Cioè si può scegliere la tua collana, però ogni pezzo di pietra è un pezzo originale vero e quindi ognuno ha delle sfumature diverse. Sì. Allora, parliamo un attimo della malachite, perché io ti ho consigliato questo. Perché ovviamente non solo per il colore, ma la malachite sì, ha un forte legame simbolico con le figure femminili nelle varie mitologie, però non è solo legato alle dee, ha anche la capacità di stimolare il senso estetico. C'è un po' di riflesso, non so se lo vedi bene. Comunque è veramente bellissima questa collana. Cioè io sono innamorata di questa collana. E niente, insomma, ha la capacità di stimolare il senso estetico e la sensualità e la bellezza. Ma già per sé questa collana è qualcosa di magnifico. E poi la malachite che puoi indossare anche con questo bracciale molto fine ed elegante, ha queste pietruzze qui di malachite. E questo si chiama Colette Malachite. Allora, si dice che indossare malachite allontani le entità negative, quindi attenzione, no, niente di male, io devo dire. Quindi indossandola crea una sfera di protezione. Quando mi hai parlato un po' della tua persona, ho pensato che la malachite fosse una pietra ideale perché la malachite ha una struttura energetica affine alle persone che tendono a non seguire mai una direzione precisa, a lasciarsi trasportare dagli stati d'animo.
persone molto versatili che riescono ad affrontare ogni tipo di problema grazie alla loro capacità di analizzare tutto sotto molti punti di vista. Quindi, secondo me, questa paura, o se vuoi prendere solo il braccialettino o solo la collanina, penso che potrebbe essere un ottimo regalo per la tua persona. Se il significato della pietra o se ti piace, insomma, potrebbe piacerle, non solo per l'aspetto estetico, ma anche per quanto riguarda le proprietà della pietra. Intanto vado a riporre nelle confezioni questi bellissimi gioielli e poi vado a mostrarti qualcos'altro di completamente diverso, ma che comunque potrebbe fare al caso tuo. Questi, a mio avviso, sono totalmente estetic. E sono questi orecchini a forma di fiore di madreperla. Sono oro e madreperla. No, la madreperla non è una pietra. È lo strato interno lucido ed opalescente. È presente delle conchiglie delle ostriche. Non so se hai mai fatto caso quando vai al mare. Esatto, sì, quello. Sì, non è una pietra. Ok. Oltre al fatto che è molto estetic, io ora te lo consiglio, perché nel mondo esoterico la madreperla viene associata all'oceano, al movimento e alla profondità. Questo materiale si pensa, insomma, per chi ovviamente ci crede, si pensa che questo materiale apporti benefici contro gli squilibri emotivi, comportamentali e regola la carenza di calcio e placa il nervosismo. Migliora il rapporto con se stessi e l'accettazione. Non so se potrebbe andare bene per la tua persona, quindi io ti dico belli. Molto estetic, e il significato è questo, quello che insomma anche portano a te, cioè a chi li indossa. Quindi tu pensa se potrebbe andare bene. Io intanto ti faccio le mie proposte, ecco, quello che ti potrebbe interessare se vuoi guardarli più da vicino. Hai un budget da rispettare o... Perfetto, ok, va bene. Ti piace molto. Cos'è che vorresti vedere? Allora, in base al tuo budget, se vuoi vedere altri orecchini... Ok, sì. Per andare un po' più sul classico, ma allo stesso tempo non del tutto classico, però sempre sulla estetica, ok? Questi orecchini qui che si chiama Alyssa Small, questi sono in ottone rivestiti di oro 14 carati, una specie di intreccio d'oro, veramente molto belli, sono molto versatili. E sia sì, non binary, io direi. Ho visto molti ragazzi anche indossarli. Eleganti, però si possono utilizzare anche in modo classico, anche per tutti i giorni. Sì, perché è uno stile, esatto, proprio così. Esatto, sì. Quindi hai deciso cosa vuoi acquistare. E appunto, se vuoi acquistare online cliccando sul link puoi avere lo sconto del 40%, quindi magari puoi,
venire qui, vedere dal vivo questi gioielli e poi dopo, volendo, nessuno te lo vieta di acquistare sul sito. Sì, allora, se acquisti sul sito ti arriverà una confezione così di cartoncino riciclato e riciclabile, anche perché loro ci tengono tantissimo al fatto che siano sia riciclabili e riciclati, e hanno molto a cuore il pianeta, anche io personalmente, anche tu, quindi perfetto. Siamo dello stesso parere, quindi ti arriveranno in questa scatolina, o ti arriverà in base a quello che compri, e con queste bustine qui di stoffa, ogni pezzo è marcato, ha qui un rilievo con scritto Anna Luisa. Dietro c'è il suo tagliandino con tutte le informazioni, oppure per quanto riguarda il braccialettino, per esempio, è in questa bustina. Questo è così, con tutte le sue informazioni, il suo tagliandino con l'incisione a rilievo Anna Luisa. Questo i suoi bottoncini magnetici. Se vuoi acquistare online non c'è nessun problema, comunque ti arriveranno così online, così senza tanti sprechi di carta, di roba. Qui sono benissimo protette dalla loro bustina. Sì, effettivamente a volte si trova anche tante quelle plastiche, sai, fanno un bel rumore, però è tutta plastica che poi butti e non puoi riciclare, capito? Invece così è minimal, così è minimal ed è comunque protetto. Satolina, sono fermi qui nella loro bustina di stoffa, non vanno da nessuna parte. Quindi tante volte riempiono le confezioni con quelle plastiche robe che non servono a nulla, e quindi ti arriverà una cosa proprio minimal che però fa bene all'ambiente. Questa non è bigiotteria, ma sono proprio gioielli. Quindi la qualità la senti, però ha un prezzo, essendo che utilizziamo materiali riciclati, possiamo permetterci anche dei prezzi molto più bassi della concorrenza. Quindi alla fine ci guadagniamo tutti se ci pensi. Esatto. Anche il pianeta, esatto. Quindi, Anna Luisa, se vuoi appunto acquistare dal sito, ti lascio il link nell'info box, così vai a vedere anche gli altri gioielli, così se vuoi farmi sapere quale ti è piaciuto, se questi che ti ho presentato io ti piacciono, oppure se te ne hai visto qualcuno che ti piace molto di più, fammelo sapere nei commenti. Io appena ho visto, mi sono innamorato subito di quel ciondolo, di quella collana, e fare l'abbinamento col braccialetto penso che sia proprio super top, super aesthetic, e penso che come regalo potrebbe piacere alla tua persona. Però se ti piacciono di più gli orecchini perché vuoi regalare qualcosa di meno impegnativo, io posso capirti, quindi andrebbe bene comunque. Ok, allora fammi sapere poi se hai comprato, che cosa hai comprato, che cosa ti piace di più. Sono felice che ti sia piaciuto il nostro brand. E
Mi raccomando, se non sai che cosa regalare a San Valentino, trovi lo sconto del 40%. Io, se fossi in te, ne approfitterei. Torna presto a trovarci. Buonanotte.